Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video siamo qua su Lords of the Fallen, dove andremo a fare veramente tanto, ma veramente tanto vigore. Quindi è una meravigliosa farm. Quindi in questo caso quello che ci serve a noi è far spawnare così questo mietitore rosso, tanto per ottenere il per 3 che sta sotto al vigore, così ne facciamo veramente tanto. E ovviamente dobbiamo cercare di bloccarlo sopra. Io ovviamente qua ho sbagliato e me lo sono portato con me sotto. Fortunatamente sono riuscito a schivare tutte le sue mosse e non sono morto. Poi una volta fatto, io scendo qua. Mi faccio inseguire, risalgo sopra senza che me lo porto sopra. Ecco cosa faccio. Quindi quando state vicino all'ascensore e lui spona, esce fuori dalla terra, voi cercate di recarvi sull'ascensore e scendere giù. E lui piano piano si blocca automaticamente vicino a questa leva. Ok? E adesso vi faccio vedere come funziona. Come puoi vedere, io quando mi avvicino all'ascensore lui non viene. Cioè lui sparisce. Ecco che sparisce di nuovo. Riprovo di nuovo. Sto un po' più lontano. Ed eccolo qua. Spona. Io scendo giù. Mi sa che si è bloccato. Ok. Riproviamo. Vediamo un po', ok. Lui non c'è più, non spawna. Io non lo vedo, non vedo più il mietitore. Quindi se non c'è più, io sono lontano dall'ascensore, vuol dire che qua adesso posso farmare. Ok, io ho già iniziato a farmare come un malato, quindi in questo video io sono riuscito a fare più di 80.000 di vigore. Stavo qua, mi stavo rilassando. Ammazzavo questi parassiti e mi sono fatto 80.000 di vigore. Quindi il trucchetto è questo: con un per 3 con il mietitore rosso bloccato sopra e diamo il via alla farm. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come fare veramente tantissimo di questo vigore. Iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Io ovviamente il video continuerà, quindi potrai anche vedere alla fine del video che ho fatto più di 80.000 di vigore e ragazzi, più di questo non so che dirvi di più. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Thank you.
Thank you.